Dopo l'1-1 col Parma arriva la sconfitta 2-0 contro la Juventus al Dallara. Un Bologna che si ritrova di colpo, grazie ai gol di Vidal e Chiellini, in fondo alla classifica. È penultimo con soli 12 punti e tanta rabbia dentro per quello che non è riuscito a esprimere a pieno contro la Juventus. Soprattutto la partenza dei rossoblù è stata da criticare perché l'atteggiamento mentale e anche quello tattico erano sbagliati. Troppo spazio concesso alla Juventus che è riuscita ad andare in gol con Vidal. E soltanto a quel punto il Bologna ha replicato con una reazione veemente, concretizzati soprattutto con due conclusioni di diamanti, una sul calcio di punizione e una sulla distanza. Qui si è esaltato Buffon, che è stato bravissimo tra i pali e ha impedito ai rossoblù di pareggiare. Nella ripresa Pioli ha cambiato un po' le carte in tavola, mettendo altri attaccanti, soprattutto Cristaldo, nel cuore della squadra, da affiancare a Rolando Bianchi, molto solo nel primo tempo, e Cristaldo da solo, con una delle sue bellissime iniziative, ha sfiorato il gol del pareggio, che purtroppo non è venuto. Nel finale la Juventus ha castigato il Bologna con una girata di testa in area di Chiellini, che ha sottolineato ancora una volta il divario di qualità, ma anche di cinismo, fra queste due squadre. Il Bologna non riesce a concludere a rete con una continuità credibile né a costruire, ma soprattutto contro la Juventus non ha espresso quel calcio rabbioso, veemente, che sarebbe stato necessario per colmare il gap tecnico, la differenza che esiste tra le due squadre. Sta proprio qui il grosso limite della squadra di Pioli, che adesso si appresta ad affrontare la Fiorentina in un derby dell'Appennino che rappresenta non solo un boccone molto appetito e tradizionale da parte dei tifosi, ma anche una scadenza che diventa fondamentale per il domani del Bologna. Pioli dovrà cercare di recuperare il massimo equilibrio difensivo. Natali nell'ultima partita è stato molto poco persuasivo, ma Cherubin non è ancora pronto per il rientro e poi c'è una vicenda contrattuale da sistemare. Dunque una difesa che sarà imperniata sui soliti noti, ma col recupero di Sørensen, che era squalificato, e un centrocampo prevedibilmente impostato su quattro giocatori e poi due rifinitori dietro la punta, che dovrebbe essere questa volta in partenza Cristaldo. Di qui il Bologna deve ripartire perché questo è il momento di darsi la scossa decisiva.